Dobbiamo violare la simmetria di Gedich. Vabbè, dobbiamo rompere questa simmetria mi costruisce il mondo ideale, tutto a massa zero, tutta la velocità della luce. Noi dobbiamo trovare un modo per passare al nostro mondo reale, dobbiamo rompere quella simmetria. Allora io vi faccio capire la vera brutale come questa cosa avviene. Okay? Questo qui, vedete, il pallone da calcio è sferico, il pallone da rugby è non è sferico. Qui c'è la simmetria sferica che viene violata passando da qui a qui. Adesso noi dobbiamo violare questa simmetria che si chiama simmetria di Gedich, però non lo posso fare in maniera semplice, perché poi, come si dice, le leggi della natura sono sottili, come diceva Einstein, va bene? E devo trovare un altro modo. Il modo che ha inventato Higgs, io lo posso rappresentare, e non è legato alle formule matematiche, lo posso rappresentare così. Supponete di avere questo tavolo, che è un tavolo rotondo, ok? Ed è perfettamente apparecchiato. Questo tavolo rotondo perfettamente apparecchiato, ci sono diversi modi per presentarlo. È perfettamente apparecchiato, quindi se voi vi sedete qui, o vi sedete qui, o vi sedete qui, siete esattamente alla stessa distanza dal centro. Questo è un tavolo rotondo, ok? Quindi se fosse un tavolo ovale, no, sarebbe così. Ma questo è rotondo. Ora io voglio introdurre un modo per rompere questa simmetria, ok? Lasciando il tavolo rotondo. Ok? Adesso come faccio? Faccio così. Supponete che non vi siete ripassati il galateo, siete seduti, e non vi ricordate se il vostro panino è il panino di sinistra o il panino di destra. Eh? Il problema qual è? Il problema è che se voi scegliete il panino di sinistra, avete obbligato tutti a scegliere il panino a sinistra. Se voi scegliete il panino a destra, obbligate tutti a prendere il panino a destra. Quindi la vostra scelta del vostro panino, destra o sinistra, rompe la simmetria di questo sistema, perché voi state obbligando tutti a circolare in un determinato modo, okay? Ecco, anche quando si fa la ola nello stato, voi vi alzate, naturalmente se si alza quello di destra, si alza quello di sinistra, dopo di voi state cambiando, va bene, la circolazione della ola del vostro campo di calcio, supposto perfettamente circolare, circolare. Quindi questo modo che vi sto dicendo io è molto più sottile del passaggio del pallone da rugby al pallone da calcio al pallone da rugby, ok? È un modo di rompere la simmetria molto più sottile, che richiede una mia scelta. E io vi dico, tra l'altro, che vedete, nel caso che mi interessa, questo caso in cui passo dal mondo ideale al mondo reale, devo fare alcune scelte. Perché se nel mondo ideale tutto è a massa zero e si muove alla velocità della luce nel mondo ideale, e nel mondo reale invece le particelle sono pesanti, c'è la massa, però ce n'è una, che è il fotone, che sia nel mondo reale che nel mondo ideale è a massa zero e si muove alla velocità della luce. Quindi il modo in cui io devo rompere la simmetria per passare dal mondo ideale al mondo reale è sottile e io devo fare una scelta, devo scegliere le cose, devo rompere questa simmetria in maniera tale che effettivamente il mio mondo abbia ancora particelle che si muovono alla velocità. Ecco perché non posso fare la cosa, non posso rompere la simmetria di Gedich facendo come il pallone da calcio e il pallone da rugby. Quella si chiama rottura esplicita della simmetria, perché se io faccio vedere un pallone da calcio e un pallone da rugby, voi dite questo qui non è sferico. Questa qui, che è più sottile, perché vi chiede un meccanismo, si chiama rottura spontanea della simmetria. Questa qui, questa naturalmente X in questo caso se mi sentissi mi chiederebbe, però questo è un modo diverso per rompere la simmetria che implica una scelta, d'accordo? Ed effettivamente quello che si deve fare per passare dal mondo ideale al mondo reale è fare una scelta del modo in cui si rompe quella simmetria che permette di generare la massa. Quindi noi sappiamo che X ci dice, se volete passare dal mondo ideale al mondo reale dovete rompere quella simmetria, lo dovete fare non in maniera esplicita, ma lo dovete fare con un meccanismo più sottile, che io qui vi ho rappresentato in questo modo, che si chiama rottura spontanea. Come fa X a passare dal mondo ideale al mondo reale rompendo spontaneamente la simmetria di Gedich? Vedete che adesso anche l'immagine è diventata complicata, ma spero che stia riuscendo a seguire. Lui dice così: esiste una nuova particella, cioè è la particella
particella di X. Questa particella di X sta guardando il mondo ideale, tutto è massa zero, bene? Alla velocità della luce. In questo mondo ideale X ci mette una nuova particella, che si chiama particella di X. Le altre particelle interagiscono con la particella di X. Okay? Appena le altre particelle interagiscono con la particella di X, acquistano una massa. E quindi lui rompe la simmetria di Gauge, perché adesso si è generata la massa, e la rompe tramite l'introduzione di una nuova particella, che ha preso il suo nome, e che interagendo con le altre particelle le trasferisce dal mondo ideale, in cui tutto è massa zero, al mondo reale, cioè questa particella ha generato la massa. Quindi la massa, però, è un concetto fondamentale, viene dalla interazione di tutte le altre particelle, di tutte le particelle con la massa di X. In questo momento, questo libro, nonché il sottoscritto, nonché tutti quanti voi, abbiamo la massa che abbiamo perché esiste la particella di X che interagisce con le particelle di cui noi siamo fatti, okay? E genera la massa di queste particelle. Naturalmente, la massa delle particelle fondamentali, molecole, eccetera, quello che volete, però a livello fondamentale chi genera la massa è la particella di X che interagisce con tutte le altre particelle. È questa interazione che genera la massa. Oh, adesso vi dovrei spiegare come ci riesce. Io non posso entrare nei dettagli, però per immaginare come ci riesce, dobbiamo immaginare una cosa che conosciamo bene, che sono le transizioni di fase. La transizione di fase acqua, ghiaccio, bene? Oppure quando muore l'acqua, passa dallo stato liquido allo stato gassoso, quelle sono transizioni di fase. Lì c'è un parametro esterno, che è la temperatura, d'accordo? Che ci fa ghiacciare l'acqua, la fa passare allo stato solido, benissimo. Lì c'è un parametro esterno, la temperatura, che io modifico e cambia lo stato del mio sistema fisico. Allora, questa transizione dal mondo ideale al mondo reale tramite il meccanismo di X noi la dobbiamo immaginare come una transizione di fase. Ricordatevi che la ragione per cui c'è quella figura lì, che i sistemi fisici si portano sempre nello stato in cui l'energia è minima, sono più stabili quando l'energia è minima. Okay? Quindi, passare dallo stato dell'acqua allo stato gassoso oppure di, diciamo, solido, in funzione della temperatura, significa che se voi portate la temperatura sopra i 100 gradi, va bene, lo stato energeticamente favorito, cioè quello di energia più bassa, è quello gassoso, l'acqua bolle. Okay? Se poi la portate troppo bassa la temperatura, lo stato favorito è quello in cui l'acqua è diventata solida. Va bene? Lo stato fisicamente realizzato è quello in cui l'energia è minima. Perfetto. Allora adesso io prendo X e dico così. Esiste il mondo ideale in cui tutto è massa zero, si muove la velocità della luce, e costruisco il mondo reale in cui invece la massa delle particelle è diversa da zero. Per rendere questo universo, il nostro universo, stabile, significa che l'energia associata a questo stato del nostro universo deve essere più bassa dell'energia del mondo ideale, perché i sistemi fisici se ne vanno laddove l'energia è minima. Quindi significa che appena io accendo la particella di X, questa particella di X interagisce con le altre particelle, okay? Genera la massa delle altre particelle e si butta e contestualmente rende questo stato in cui le particelle sono pesanti, massive, di energia più bassa rispetto allo stato ideale in cui tutto è a massa zero e si muove alla velocità della luce, perché altrimenti non saremo stabili, capite? Quindi questa, la particella di X si configura come una transizione di fase, va bene? Da un mondo ideale a un mondo reale, perché la particella di X interagisce con tutte le altre particelle, genera la massa e rende il nostro universo più stabile. Ecco perché forse leggendo sulla scoperta della particella di X avete letto che adesso il nostro universo è più stabile. Il problema fondamentale è che questa particella di X non si fa tanto vedere, okay? Perché dopo circa 0,00000022 secondi, questa particella di X decade in altra particella.
mettete, cioè voi, se voi mettete un rivelatore, non sentirete mai il click del rivelatore, perché dice, ah, guarda, è passato la particella di x, non è così. La particella di x in un tempo infinitesimo, finitamente piccolo, decade in altre particelle, non si vede, se ne vedono i prodotti di decadimento. Dice, ma allora come fate a scoprirla? Perché l'x ha un modo, ha diversi modi precisi di decadere, ok? Cioè voi non vedete la particella di x, vedete il prodotto di decadimento, vedete il prodotto di decadimento e dice, beh, questi prodotti di decadimento devono venire da una particella che è l'x, altrimenti non ci sarebbero. Questa figura che vedete qui, che è la copertina poi del libro, vi dice esattamente questo, questo è il punto in cui si è formato un x, okay? Questo x decade in due fascette di particelle, da una parte, un fascetto da una parte, un fascetto di particelle dall'altra, e poi decade in, per esempio, un elettrone e un antielettrone, l'antiparticella dell'elettrone, il positrone. Quindi, se voi vedete una cosa così, ci possono anche essere altri meccanismi che lo fanno, però vi viene il dubbio che effettivamente là sotto ci sia una particella di x. Cioè la particella di x non potete scoprirla direttamente, la potete scoprire solo dai prodotti di decadimento. Da come decade, da quello che produce, siamo canali. Non solo. Ma siccome quando ha fatto un esperimento come quello che si fa a Ginevra, voi avete prodotto uno scatafascio di particelle, va bene? In verità dovete vedere la differenza che c'è tra le particelle prodotte di un certo tipo, le particelle di un certo tipo prodotte senza l'X e con l'X. Supponete che senza l'X vi aspettate di avere 100 particelle di un certo tipo, va bene? E poi se c'è l'X ne avete 120. Allora, è, come dire, è la differenza tra il 120 e il 100, il 100 si chiama gram in fondo, che vi dice se che lì si è prodotto una particella di X. Ecco perché è stato assolutamente difficile trovare questa particella. Adesso vi faccio vedere che cosa si è trovato a sé. No? Ok, questa è la notizia del 12 dicembre. Questo qui è un X che decade in due fotoni. Cioè una dei decadimenti dell'X, supponete di averlo prodotto, quello decade in due fotoni. Bene, voi rivelate due fotoni e quindi potete avere un'idea se dice l'X. Il problema è che i due fotoni vengono prodotti in una marea di modi, non solo dall'X. Quindi dovete vedere il surplus tra i due fotoni che vengono prodotti da tutti gli altri meccanismi più i due fotoni che vengono dall'X. Okay? Questi sono altri canali di decadimento. Questo è l'X che è legato in B barra, questo è l'X che è legato in 2,0, insomma tutte le carte di identità, fatemi dire, anzi tutti i decadimenti che compongono la carta di identità dell'X. Questo è un altro. Ecco, vedete, questo è quello che si è visto. Si è visto a dicembre, adesso poi parlo di quello che si è visto adesso. Questa qui è proprio la questione che vi stavo dicendo. Vedete, per dimenticatevi il resto, questa linea rossa è quello che si aspetta di vedere senza l'X. Per altre ragioni che adesso è troppo lungo spiegarvi, era già stata esclusa la zona in cui l'X aveva una massa, perché l'X comunque c'è una massa, e la cosa formidabile è che l'X genera la massa di tutte le particelle e poi si autogenera la sua. Ma questo potete vederlo dopo, perché sono diventato troppo lungo. Allora, era già escluso un X con una massa di 130 volte, quindi c'è una ragione 130 significa 130 volte la massa di prodotto. Era stato escluso anche un X leggero. A un certo momento, a dicembre, si è visto questo surplus. Vedete questa cubetta qua? Bene? A un certo momento si è visto questa cubetta qui a 120. Vedete qua? Ci sono anche altre cubette, però questo qui per altre ragioni non c'è stato escluso. Quindi si è visto che c'è, vedete, questo punto qui un po' più sopra del rosso, questo punto qui un po' più sopra del rosso. E infatti, se voi vi ricordate, avete sentito cosa dicevano i predetti giornali, è che a dicembre non era stata scoperta la particella, a dicembre c'erano dei possibili segnali che forse, e si era estremamente prudenti, perché il segnale, come vedete, il segnale significa questa coppa, mentre questo qui che vedete qua sotto è il fondo, cioè quello che ci sarebbe senza, ecco il segnale, ecco la coppa. Quindi come vedete il segnale è debole.